Lavanda, Buonasera, sono un giornalista del fattoquotidiano.it. Avevo un appuntamento telefonico con il signor Gelli. Possiamo parlare 2 minuti? Mi dica di che cosa? Io volevo farle qualche domanda su il dottor Fabrizio Trecca. Fabrizio Trecca era un iscritto alla loggia. È un caro amico, si è sempre comportato da persona per bene. Ma non abbiamo rapporti, ecco, negli tempi. Ah, ecco, però non è successo nulla di particolare, ecco. No, per carità, per me è sempre considerato un caro amico. Fabrizio Trifone Trecca, io come ho letto ed è stato più volte riportato, è stato suo medico personale? Proprio personale, quando risiedevo, si può dire, a Roma. Quando vi siete conosciuti? In che anni? 72 o 73, non mi ricordo. E lui che cosa faceva? Faceva il medico? Lui faceva il medico, come la moglie era una professoressa, mi pare, per gli occhi, oculista. Però collaborava e ha collaborato anche con il Corriere della Sera. Senta, So che ha collaborato anche con il Corriere della Sera. è stato il professor Trecca che ha portato Silvio Berlusconi all'interno della loggia? Io Può darsi, se lei se lo ricorda, può darsi. pochi giorni fa ho seguito una sua intervista e lei ha ricordato praticamente il momento in cui è stato iniziato, diciamolo così, Silvio Berlusconi. Lei ha dichiarato che la cerimonia è avvenuta all'interno di un palazzo di Via Condotti a Roma. Dove c'era la sede della loggia massonica P2. Che rapporti aveva Trecca con Maurizio Costanzo? Ma erano amici. Era Trecca che le ha presentato Costanzo? Probabilmente sì. Che qualità riconosce a Fabrizio Trifone Trecca? Era un ottimo professionista, un ottimo, mi pare, anche giornalista. Ha scritto, per carità. Era una persona amichevole. Sono diverse oggi le persone che praticamente lavorano ancora all'interno di Mediaset e che hanno fatto parte della loggia: Roberto Gervaso, Maurizio Costanzo, Trecca. Va bene, ma sono studi, quelli sono più molto giovani, quindi poi, tuttavia saranno sempre sui 75-80 anni.